Buonasera dalla press area dell'ottava edizione di Shortini Film Festival. Incontriamo un ospite d'eccezione, vale a dire l'attore e cabarettista catanese Francesco Foti, qui presente a questa edizione del festival per leggere alcuni brani tratti da alcune delle opere teatrali del noto giornalista Pippo Fava, raccolte nel volume presentato da Massimiliano Scuriatti dal titolo A che serve essere vivi. Buonasera Francesco, benvenuto a Shortini Film Festival. Ti chiedo innanzitutto, nel tuo approcciarti al lavoro di Pippo Fava, quanta emozione c'è stata? È parecchia. Tieni tu o lo tengo io il microfono? Questa cosa preferita. Ok, fa un po' senso questo, sembra un po' un animale strano, ma va bene. No, dicevamo, dell'emozione parecchia perché e non solo e non tanto probabilmente perché si parla di testi teatrali di Pippo Fava nei quali veramente c'è l'anima di Pippo Fava, perché senti che, non dico che parla di lui, ma insomma parla proprio di quello che lui conosceva bene, di tutto quel clima che lui conosceva bene, e sono anche molto accusatori in qualche modo, come lui era nei suoi articoli, nei suoi romanzi. Ma indipendentemente dal fatto che siano suoi, senti proprio cuore, senti cuore. Quando senti cuore in un testo, che per di più è anche scritto bene, ma quando senti cuore ti colpisce, se stai un po' aperto ti entra proprio dentro e aiuta moltissimo un attore poi a entrare, a capire un po' le dinamiche, a capire dove si può muovere, dove veramente si può aprire il cuore e parlare liberamente. Quindi sì, la risposta è parecchia emozione. La tua biografia professionale ci racconta una carriera, devo dire, molto varia, che spazia dal teatro classico, addirittura ha interpretato Shakespeare e poi tra l'altro hai anche calcato i palchi di celebri cabaret televisivi. Volevo chiederti, a tuo parere, in quale di queste diverse tipologie, se vogliamo, di espressione artistica tipica dell'attore ti trovi a tuo agio? Ma io adesso, col rischio di sembrare arrogante o presuntuoso, io in realtà in tutte, e sono contento di, da una parte credo saperle fare abbastanza bene tutte, e dall'altra riuscire ad avere la possibilità di farle tutte. Poi sono sempre stato molto curioso da una parte, e forse un pochino, mi stanco un po' troppo presto forse di alcune cose, cioè dopo un po' dico vabbè, questa la so fare, l'ho fatta, basta, cerchiamo di fare qualcos'altro. E questo probabilmente ha fatto sì che io facessi radio, cabaret, teatro nelle sue forme più disparate, ma anche quando mi capita di fare delle fiction in televisione o film al cinema, cerco di scegliere cose che mi diano la possibilità di svariare, per cui anche quando capita che ti ripresentino quello che secondo alcuni è lo stesso personaggio, tipo il boss, in realtà il boss non vuol dire nulla, come il cattivo non vuol dire nulla, è come se dicessero il dottore in un certo senso, cioè è anche con le dovute, diciamo, però in qualche modo è un mestiere. Poi ci sono mille tipi di boss, mille tipi di dottore, mille tipi di cattivi o di buoni, quindi poi lì mi diverto, no, a smuovere dentro le acque del personaggio, e sono sempre studi che mi divertono. Però difendo proprio, io quando presento il curriculum, nonostante alcuni mi dicono ma che cosa fai, ma non si mette, io metto televisione, e quando metto televisione metto tutto quello che ho fatto in televisione, dal presentatore di un programma musicale alle fiction, ai film, ai spettacoli di cabaret ripresi, poi ci metto la radio, ci metto il cabaret, ci metto tutto, perché secondo me è tutto, cioè dovrebbero essere contenti i registi, i produttori di avere qualcuno leggendo un curriculum che sembra perlomeno che possa fare tutto, poi dopo lo controlli, vedi se è vero. Invece delle volte sembra che sia, capito, una... ma questo fa cabaret. Cioè, John Belushi faceva cabaret, Ben Stiller faceva cabaret, fa cabaret. Alcuni tra i più grandi attori, soprattutto americani e inglesi, fanno cabaret, ma non è quello. E poi distinguere le cose, insomma. Uno dei lavori che ti hanno reso più celebri è stata sicuramente la partecipazione alla fiction Il Capo dei Capi.
Volevo chiederti in che modo ti sei avvicinato a quel lavoro. Da parte tua c'è stata soltanto, come dire, è stata solo un'esperienza professionale, è stata solo una questione di mestiere o c'è stato anche, se vogliamo, un pizzico di impegno civico nello svolgere quel lavoro? No, sono molto contento che tu faccia questa domanda perché in realtà c'è stata una grandissima, secondo me, senso di responsabilità da parte di, no, non solo mia, ma di tutti. A me una, a parte che era la prima volta che per quello che mi riguarda lavoravo su un personaggio realmente esistito, che era quello di Stefano Bontade, del quale peraltro si sapeva pochissimo, quindi io la stragrande maggioranza delle cose le ho apprese dagli altri che parlavano di lui, tipo dai pentiti che parlavano di lui, ed era anche un modo molto interessante di capire perché dovevi poi ripulire quello che dicevano, eccetera. Ma sul set non mi è mai più capitato di trovare un gruppo di attori, che guarda caso erano quasi tutti siciliani, erano quasi tutti attori, che sembra strano dirlo ma non capita sempre, e quasi tutti siciliani in una fiction che doveva parlare di Sicilia. E c'era un senso di responsabilità, un senso di collaborazione, ci si scambiava i DVD, ci si scambiava i libri che si stavano leggendo, che io non ho mai più trovato. Io facevo prove costumi, passando da un reparto a un altro, prove costumi di ore sul mio personaggio, con la costumista che si scusava, io dicevo, ma tu non devi scusarmi, io ti devo solo ringraziare, perché poi quando chiaramente ti metti un abito che è quello, cioè senti che è quello giusto del tuo personaggio, tutto il lavoro che hai fatto è un attimo che viene a galla, per cui, e questo l'ho trovato appunto con gli attori, con i registi, con gli sceneggiatori, tra cui c'era Claudio Fava, tra l'altro, che mi ha fatto un complimento incredibile una volta, mi ricordo, mi ha incontrato e mi ha detto, tu sei stato bravissimo a far trasparire la discendenza mafiosa del tuo personaggio, che lì per lì sono rimasto un po' così. Poi ho capito, ed è un complimento pazzesco, uno dei complimenti che mi porto più volentieri nel taschino, diciamo. Quindi sì, senso civico molto forte, responsabilità, ma non solo mia, ci tengo proprio a sottolineare come era molto diffusa tra tutti i colleghi questo. Quali saranno i tuoi prossimi impegni professionali? So di un tuo spettacolo intitolato New York, New York, che è stato messo in scena. Avremo la possibilità magari di poterlo vedere qui dalle nostre parti? Prevedi una tournée? Guarda, io francamente me lo auguro. Ho girato molto con questo spettacolo e mi piacerebbe che restasse uno spettacolo che gira per sempre, perché è veramente, intanto è un monologo veramente tutto mio, nel senso che proprio l'ho scritto, diretto, lo faccio, ho scelto le musiche, ho costruito lo sgabello di scena, ho fatto qualsiasi cosa, ed è molto molto semplice, ma molto, insomma, mi ha dato un sacco di soddisfazione, devo dire la verità, e l'ho fatto nei luoghi più disparati, quindi sono prontissimo a farlo dappertutto. L'ho fatto da circoli arci di 20 posti a teatri da 400 posti, l'ho fatto da Catania ad Asolo fino a New York. L'anno scorso sono stato, questo ci tengo a dirlo perché fa, l'anno scorso sono stato a New York col mio spettacolo che si chiama New York, New York, che parla di un quarantenne a New York, perché c'è stato un festival di teatro italiano e mi hanno invitato, e devo dire che è andata al di là di qualsiasi possibile immaginazione, veramente un successo imbarazzantemente clamoroso proprio. E quindi sono molto contento e mi auguro francamente di continuare a farlo il più possibile in giro, anche qui ad Augusta. Ma voi invitatemi, trovatemi un posto dove farlo, io lo faccio. Perché no? Troveremo magari la location giusta per poter ospitare il tuo spettacolo. Sono pronto. E poi invece prossime cose, sto lavorando alla fiction Una grande famiglia, la terza serie. E poi con un nuovo personaggio che entra appunto in questa serie. E poi sarò, che in qualche modo c'entra anche con quello che stiamo facendo stasera, parlando di Pippo Fava, ho fatto la voce narrante, il protagonista in qualche modo di questo documentario che si chiama 1893, l'inchiesta di Nella Condorelli sul moto dei fasci siciliani nel 1893, poi soppresso come sappiamo. Ed è molto interessante questo documentario che verrà presentato a Venezia, perché segue le tracce di un'inchiesta fatta da un giornalista vero nel 1890, come era Fava. Lui però nel 1893 ha percorso un mese tutta la Sicilia per intervistare e scrivere nomi e cognomi e intervistare e avere tutti i punti di vista su questa strana cosa che stava succedendo in Sicilia.
E questo è un altro degli strani punti di contatto che mi portano qui stasera. Sono una serie di strani link che tornano. C'è un'altra cosa, io non so se ho tempo, io la dico quest'altra cosa. Io faccio parte di un gruppo che si chiama Voci nel Deserto, che fa il recupero, la raccolta differenziata della memoria. Cioè noi prendiamo, ormai da 5 anni, prendiamo testi del passato che ascoltati oggi sembrano di un'attualità disarmante. Uno dei monologhi che leggerò stasera di Pippo Fava sembra purtroppo parlare di oggi, cioè l'unica cosa che è anacronistica è quando dice Rivera e Mazzola. Per il resto, quando parla di corruzione, quando parla di gente seduta che non fa nulla, quando parla di insomma tutta una serie di cose negative di 30, 35, 40 anni fa, sembrano purtroppo scritte oggi. E questo è il lavoro che facciamo con Voci nel Deserto. Quindi anche questo è un altro link, una sveglia, prima di tutto per me, che lo faccio e che lo leggerò stasera, e poi spero che qualcuno si smuova un po', insomma. Questo è quanto. Grazie mille Francesco, grazie per essere stato qui a Shortini Film Festival e ti auguriamo naturalmente una buona prosecuzione con il festival. Grazie a te e complimenti a Shortini Film Festival e a voi che gli date una mano, perché so le difficoltà che hanno e so quanto sono bravi a tirare avanti.